Oggi come ospite abbiamo Marco Parrovecchio, ex arbitro, quindi come avevamo preannunciato nella scorsa puntata parleremo anche di arbitri. Iniziamo innanzitutto introducendo Marco. Ciao Marco, Ciao a tutti, ciao Luca. dunque ex arbitro, quale divisione? Sono arrivato qui in seconda categoria, sono stato arbitro per 2 anni, una breve carriera In in FGC, BGC con la sezione di Chivasso. Bene, bene. Ascolta, iniziamo un po' a parlare di Genoa-Juve, partita che ci ha visto vittoriosi, ma che sofferenza direi, soprattutto perché un primo tempo dove la Juve ha giocato da Genoa e Genoa da Juve, un secondo tempo dove poi la Juve è davvero tornata ad essere Juve, ma penso soltanto dopo i cambi. Come hai visto la squadra e sei d'accordo con il turnover che ha applicato l'asse Conte Carrera? Ma per quanto riguarda il turnover, diciamo che la nostra squadra non è come, cioè i sostituti non sono certamente i titolari, è stato un turnover molto rischioso, anche perché comunque il Marazzi sappiamo tutti com'è, cioè il Genoa in casa è davvero buono, è una buona squadra il Genoa, appunto per questo nel primo tempo non è andata alla grande per la Juve. Però poi con il cambio, con la sostituzione, con l'entrata di Vucinic e Adamoah, beh, diciamo che le sorti della partita sono cambiate. Sì, da notare comunque per quanto riguarda il Genova la grande prestazione di Immobile che comunque rimane ad essere per metà un nostro tesserato, per cui ottimo in chiave futura. Sicuramente la partita, come hai ben detto anche tu, è cambiata con gli inserimenti di Asamoah e Vucinic, soprattutto il montenegrino ha firmato due assist, uno per Giacchirini, gol del pareggio su un rovesciamento di fronte dopo un miracolo di Buffon coi piedi su Bertolacci, e l'assist che chiude definitivamente l'incontro con Asamoah, tapin vincente a porta vuota, e firma anche il calcio di rigore che Giovinco, come ha detto nell'intervista, gli ha lasciato. Per cui una Juve che nel secondo tempo torna a macinare giochi, a macinare gol. Un primo tempo un po' imballati, io quello che penso è che non si può su una linea di centrocampo togliere un giocatore come Vidal e sostituirlo con Giaccherini e De Celi spostando Marchisio sulla destra. Credo che, dato che abbiamo in panchina Isla, sarebbe stato più propedeutico farlo giocare. Poi queste sono valutazioni che fanno i nostri due mister, nulla da dire, però secondo me dal punto di vista tattico forse sarebbe stato meglio. Secondo te il migliore in campo è il peggiore? Beh, il migliore non c'è ombra di dubbio, sia Vucinic, mentre il peggiore a mio malincuore è Casares, non l'ho visto molto brillante nel primo tempo, non riusciva a fare un cross proprio col nome detto cross, e diciamo che con l'entrata appunto anche di Lichtsteiner abbiamo visto la vera Juve, forte e determinata. Diciamo che Casares ritorna anche da un infortunio, quindi bisogna ancora dargli anche il tempo per ritrovare il ritmo partita e la condizione migliore. Ma visto che in trasmissione oggi abbiamo un arbitro, direi che finalmente possiamo toccare l'argomento degli arbitri di porta. Che, come mi ha già corretto anche prima di iniziare questa registrazione, si chiamano Giudici di porta, giudici di porta e non giudici arbitri. d'aria. Ora, noi siamo il primo campionato in tutta Europa ad utilizzare questi giudici di porta. A tuo avviso, ritieni una scelta corretta da parte della FIGC di introdurli, oppure come la vedi? No, io direi che davvero è stata una mossa ardua e anche essendo noi il primo campionato, diciamo una mossa molto coraggiosa. Certamente dà una mano a chi è che deve gestire la gara, quindi in questo caso il giudice, l'arbitro, il direttore di gara, ha una mano non da poco da questi suoi nuovi collaboratori. Senti, ma dove sta la vostra grande difficoltà? Per esempio, quando il pallone entra in area e si è coperti,
Qual era la difficoltà prima di questa introduzione per riuscire a leggere anche un calcio di rigore o trovare falli Beh, ovviamente, e quant'altro? noi non possiamo essere in tutti i posti del campo, quindi avere due punti di vista in un'azione, quindi due fuochi, uno da una parte e l'altro dall'altra, diciamo O che addirittura tre, perché se contiamo con anche il guardaline, sì, ma il se... guardaline è una cosa un po' differente, anche perché deve sempre tenere d'occhio l'ultimo difensore. Certo. Quindi diciamo che il guardaline, a differenza dell'arbitro, va molto d'orecchio. Beh, poi comunque se analizziamo anche le prime quattro partite della Juve, partendo dalla Supercoppa a Pechino, gli arbitri di porta e le nostre partite sono stati fondamentali Stati decisivi, e direi. decisivi. Anche perché hanno fischiato il calcio di rigore su Vucinic in Supercoppa. C'era? C'era. C'era tutto. Poi, questa è una valutazione che neanche con la moviola in campo si è riuscita ad avere istantanea, ma che l'arbitro di porta ha visto subito. Il gol di Pirlo, prima Gol di giornata, Pirlo, sul calcio sì. di punizione, gol non gol, l'arbitro di porta dice gol. Gol. Gol era, e effettivamente poi era gol. E via così. Su Asamoah, ha deciso l'arbitro di porta o ha deciso l'arbitro? Lì è, a mio giudizio, l'arbitro, perché comunque l'arbitro di porta magari era infastidito, comunque Dalla avendo, visuale, certo, era esatto, dall'altra parte, dall'altra poi comunque parte, l'arbitro era a due subito lì, passi, sì. era a due passi, quindi giusto anche Comunque, fischiare. sinceramente, il rigore c'è tutto, perché il contatto c'è stato, e quindi io direi che un 10 per questa nuova proposta, Proposta. diciamo, Ultima esatto. cosa sugli arbitri, l'espulsione di Berkic. Tu fai stato l'arbitro, avresti espulso Berkic o soltanto un giallo? Cosa avresti fatto? Ma ti dico, Luca, per regolamento è espulsione. Però lì bisogna andare sempre ad interpretare la gara. In quel caso, non lo so, avrei dato magari un giallo. Un giallo, sì, ok. Ultimo argomento di oggi, Del Piero. Del Piero ha scelto di firmare con il Sydney, si trasferirà con la famiglia per 2 anni in Australia. Non soltanto il Sydney l'ha voluto fortemente lì, ma anche la stessa federazione australiana che si occupa di organizzare il campionato australiano l'hanno voluto fortemente. Del Piero quindi andrà a fare l'ambasciatore del calcio, il profeta, il messia, come anche già stato definito da più persone in Australia, una nazione dove il calcio stenta ancora a decollare. Ecco, secondo te è la scelta migliore che potesse fare in questo momento, oppure avresti preferito vederlo ancora? Non dico con la maglia della Juve, perché qualsiasi tifoso juventino ti risponderebbe sì, lo voglio Sì. ancora nella Juve, ma dico con qualche altra maglia, con qualche altra squadra in Europa e magari a giocarsi anche la Champions League. Ma allora, per quanto riguarda il calcio australiano, ha fatto un grande acquisto sotto tutti i punti di vista, sia per Del Piero come giocatore, sia come uomo, perché comunque può condurre proprio questa nuova federazione verso il futuro. Diciamo che Del Piero io l'avrei continuato, l'avrei voluto vedere ancora magari in qualche palco importante, come ad esempio la Champions League con il Celtic, sarebbe stata secondo me la scelta migliore. Però se ha fatto così, dopo tutto direi È che anche è la più scelta, vicino per noi per andare a anche quella, trovare, quello vero? sì. Quello sicuramente. Bene, siamo ormai arrivati in conclusione. Ringraziamo comunque sempre tutti voi che ci guardate. Ringrazio Marco di Grazie essere Luca. venuto. Grazie per la tua preziosa esperienza come arbitro. E con te, Carrera, si corre più veloci. Chiudiamo qua la puntata. Sigla, arrivederci a tutti. Arrivederci.